No, non avvicino la. Mi sa che mi sentite. Allora, signori, registro un video che ho fatto 4 giorni fa perché non si sentiva l'audio. Non preoccupate, ragazzi, domani forse faccio un video dove vi racconto la bella storiella dell'anno scorso. Comunque, signori, oggi indovineremo i team del Real Madrid della Champions League. Ce ne sono altri, però non so se faremo, forse li faremo, diciamo, in altri, diciamo, video. Ma per adesso lo faremo con Real Madrid. Allora, iniziamo. Allora, togliamoci quelli che mi hanno fregato quando ho fatto già questo quiz. Alcuni mi hanno fregato, come ad esempio Isco. Varane mi aveva fregato. Figo mi aveva fregato. Il resto, vabbè, Bale, ok, ovviamente Gareth Bale, Pepe, Ramos, ok, Seedorf, Ronaldo, mi ha dato tutti e due Ronaldo, Cristiano Ronaldo e Ronaldo, il fenomeno, Zizou, Zidane, Pepe. Pepe l'ho già scritto? Sì, Pepe l'ho già scritto. La portiere è Courtois. Courtois. Ecco qua. Tibait Courtois. Benzema. Benzema. E signori, la BBC l'abbiamo completata. Allora. Prima c'era Navas e ancora prima c'era Iker Casillas. Ok, bene. Quindi, questi erano i due. Quindi, ok. Avevo un altro portiere nel 2012, che però non mi andrò a scrivere perché. Cross, Toni Cross, Casemiro. Ok, mi manca un altro difensore, Carvajal. E infine un centrocampista che sarà Luka Modric. Ok. Poi attualmente c'è come cacchio. Non mi ricordo come si chiama. Vabbè. Allora, Mendy. Ferland Mendy. Mancano due centrocampisti del 2019-2020. Che io attualmente io non so cos'è. Vinicius. Rodrigo. No, Rodrigo non ha giocato. Asensio. No, Asensio ha giocato però solamente nel 2020-2021. Allora, mi mancano un paio di pezzi importanti. Allora, difensore centrale, David Alaba. Ecco qua. Però sono dell'anno scorso, quindi non li proverò mai ad indovinare. Allora. Dai, non ho finito. Allora, Carlos, Roberto Carlos. Eccolo qua. Salgado, Michael Salgado. Marcelo, ok, abbiamo quasi completato la 2013-2014. Ne abbiamo completati tre? Ragazzi, a tutto. Quel video mi è servito per allenarmi. E poi, ragazzi, siamo ritornati. Abbiamo indovinato tre rose da 3 anni differenti. Forse uno di questi là. L'ha vinto la Champions. Allora, Cannavaro è stato al Real Madrid. Cannavaro, ok, bene. Cannavaro mi ricordo che è stato al Real Madrid. Salgado l'ho già messo. Salgado, sì, l'ho già messo. Michael Salgado. Hierro, Fernando Hierro. Ecco qua, Fernando Hierro. Xabi Hernandez. Ah, mi ha dato Guti. Chi è Guti? Mi dite chi è Guti? Ah, ok. Oh, ok, va bene. Grazie. Xabi Alonso. Ecco qua. Si chiamava lui il centrocampista del Real Madrid, quello bravo. Ozil, Mesut Ozil, Rodriguez, James Rodriguez, proprio lui, James Rodriguez. Mi manca un difensore centrale. Chi giocava nel 2014-2015?
Cacchio, anche un attaccante. Cacchio, ci sono. Io so solamente i. Allora. Tanto io direi di andare. Allora, abbiamo un altro portiere. Allora. Su cosa ci dovremmo concentrare? Sapete che forse ho quasi finito? No. Allora, dai, non ho finito. Ho un dubbio. Da una parte potrei anche give uppare, dall'altra no. Give uppiamo perché ormai ho finito tre rose e mi manca un difensore centrale e un centrocampista. Che cacchio è andato in prestito al Milan? Non lo so. Givappiamo? Dai, givappiamo. Chi era il difensore centrale che mi mancava? Lo scopriremo tra un paio di tempo. Dai, vediamo chi è il difensore centrale che dovevo indovinare per poter. Allora, chi era? Cacchio, Hazard me lo mi doveva. Allora, Militao e Valverde. Non ci sarebbe. Cacchio, Di Maria. Di Maria è effettivamente vero. Higuain, Kakà. Raul. Vabbò. Suker. Ok. Panucci veramente è andato al Real Madrid. Veramente Cristian Panucci è andato al Real Madrid. Lo sapevo. Makelele. Oddio. Perché sto. Beckham. Cacchio, Beckham mi doveva effettivamente venire in mente. Vabbò, ragazzi, almeno 62%. Se mettevo un paio di nomi qua e là. Infatti, come mi dice. Continua quel tipo di performance, quel tipo di performance ed eventualmente andrà in qualche posto. Eventualmente. Cioè, veramente. Oh, vabbò. Vabbò. Grazie per il messa il la frase motivazionale. Ma adesso, visto che abbiamo ancora tempo, facciamo anche quello del Barcellona. Allora. Barcellona, vabbò. Allora, buttiamoci. Allora, eliminiamo subito quelli che ci troviamo dalle palle. Ok, bene, ci siamo liberati di MSN. Henry ha giocato al Barcellona. Anche Ibra. Il dio Zlatan ha giocato al Barcellona. Poi, chi era il difensore centrale di Puyol? Carlos Puyol. Ecco qua, poi Victor Valdes che ha giocato come portiere in pratica da tipo un sacco di tempo. Zambrotta, ho scoperto che Zambrotta è stato al Barcellona. Sì, è stato al Barcellona. Sono in qualche modo al Barcellona. Non scherzo. Allora, andate a più recenti. Lewandowski. Come Lewandowski non ha mai giocato. Mi sono scordato. Ecco qua, mi sono scordato una doppia V. Mi piace troppo i suoni. Allora, il Barcellona. Allora, Barcellona con portiere adesso a Ter Stegen. A Marc-André Ter Stegen, infatti. Dani Alves. Dani Alves. Agüero ha giocato nel Barcellona. Il Kun Agüero. Però non ha mai giocato in Champions League, purtroppo. Perché non è mai stato così tanto importante al Barcellona. Allora, poi. Chi altro è un gran difensore centrale che è stato al Barcellona? Buona domanda! Allora,
Xavi, Xavi, ok, Xavi, Iniesta, Andres Iniesta, Iniesta e Xavi, ovviamente li dobbiamo mettere. Poi Alonso, Marcos Alonso, così a caso, non so perché. Che aveva segnato nella partita tra cacchio, c'era. Vabbò. Allora, poi dai, mi devono venire in mente altri nomi che hanno giocato nel Barça. Allora, Oppa, Gamman sta. Andres Iniesta. Dai, mi devono venire in mente altri nomi che hanno giocato nel Barcellona, effettivamente. Se mi vengono solamente questi, sono un cocone. Allora, Ronaldo! Ronaldo! Sì, però Ronaldo era tipo il 100, era tipo il 93 avanti Cristo. Tra l'altro, quando giocava Ronaldo al Barcellona, non c'era. Allora, chi è stato un buon difensore centrale? Gli vappiamo anche qua? Gli vappiamo. Non me ne frega niente. 3, 2, 1, me ne pento amaramente. Non preoccupate, ragazzi. Tanto, tanto, tanto io mi sono ripreso da. Ragazzi, la prima volta non avevo nemmeno messo Iniesta e Xavi. Questa volta sì. Allora, Pep Guardiola. Pep Guardiola, Stoichkov e Romario a 9. Figo ha giocato. Com'è? Ma vabbè. Sì, me ne sono scordati un bel po'. Veramente che si è giocato. Vabbè. Ok, alcuni che me ne pento. Ronaldinho, Piqué. Vabbè, un po', alcune un po' me ne pento. Non ho proprio. Vabbè. Cioè, ho fatto proprio così. Cioè, proprio così. Vabbè, ragazzi. Tanto, tanto da qui. Tanto quella frase motivazionale mi ha detto che alla fine poi si diventa qualcosa di incredibile. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video.